Buon salve a tutti ragazzi, sono Kenoia e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4. Dopo secoli, dei secoli, dei secoli, sono tornata a indossare il cappellino di Totoro. Wow, quanto tempo era passato! Anni, penso, cioè, perché d'estate non me lo metto perché fa troppo caldo, poi questi giorni non so, cioè, boh, comunque ci sta, cioè, alla fine capisci? Cominciamo, dai, oggi The Sims è l'ottantesimo episodio, incredibile, quindi, per l'ottantesimo episodio, bisogna fare qualcosa di importante. Cominciamo subito. Lasciate un mi piace, mi raccomando, perché lo dice Dario Lampa. Oggi lo dice proprio lui. Proprio lui. Ok ragazzi, allora, me lo avete chiesto in tantissimi, anzi me lo avete imposto in tantissimi, proprio dicendomi con questo tono di voce. Quindi, ragazzi, è arrivato il momento di far crescere un po' dei nostri sim. Allora, iniziamo con i più inutili in assoluto, ovvero la famiglia Porceddu, che è sempre stata la più inutile, quindi iniziamo da loro. Allora. Oh, ma guarda, ci abbiamo anche già la torta intatta. Cioè. Come siamo messi bene? Allora, iniziamo da Leonardo Porceddu, che non l'abbiamo mai utilizzato, ovviamente, non ci abbiamo mai fatto nulla, però è bambino da molto tempo, quindi, zio, è arrivato il tuo momento di crescere. Esprimi un desiderio, vai, piccolo bambino, un poco etero, diventa un bel maschietto. Ok, tratti. Che belli questi tratti inutili. Gli ho messo asso della pesca e amo all'aria aperta. Ok. No, non prendere il pezzo di torta, maledetto infame. Ecco, bravo, prendi quello perché qui devo mettere altre candeline. Vai, Gotariu. Ehi! Su, Soppia. Ah, questo sta cantando addirittura. Oh, là. Attenzione, Gotario Porceddu è diventato vecchio. L'anzianità ti aspettano le rughe sulla pancia, le ciocche grigie, i pisolini interminabili, festeggia come se il mietitore non fosse proprio dietro l'angolo. Ah, che strano, Leonardo Porceddu col tatuaggio vecchio. Ci sta un botto. Anche Gaudenzia, è il tuo momento di diventare anziana. Ma basta cantare, Leonardo Porceddu. Ok, Gaudenzia è passata l'anzianità, ti aspettano. Vabbè, ok, sembra. Ma che cazzo, perché c'ha delle ciocche rosa? Quanto sei tamarra, pure da vecchia, Gaudenzia. Ma che cosa c'ha in faccia? Che scandalo. Ce l'ha un po' l'aspetto da persona non troppo etero, secondo me. Guarda con quei capelli, ma dove devi andare? Vabbè, dai, ok. Primo passo fatto. Sono tutti vecchi, anziani e no, smidollati no, poverini. Perché? Comunque. Allora, ragazzi, voi non voi forse non avete capito che io in questo momento però sto soffrendo perché la mia prima generazione di Sim sta per diventare anziana, cioè sta per avere i capelli bianchi, Sim che io ho cresciuto e ho amato e che ci hanno accompagnato per 80 episodi verso la fine un po' abbandonati, ma dettagli stanno per diventare anziani. È giusto, dovete lasciare spazio alle nuove generazioni, però un po' sono dispiaciuta. Passiamo ai termini. Ragioniamo, dovrei fare una festa di compleanno? Però sì, in effetti anche lui deve diventare adolescente perché Madonna mia è diventata adolescente e tocca anche al piccolo alieno diventare adolescente, non dimentichiamocelo. Ora che ci penso però forse Dario Lampa è il fratello maggiore, quindi dovrebbe essere lui il primo a diventare un fottuto anziano. Sì, no, ci ripenso, facciamo prima i Lampa. Wow, che cambiamento improvviso. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pineapple pen. E niente, quella qui è la nostra coppia preferita, più anziana. Hanno però un bel fisico, Si vede che stanno un po' invecchiando, c'è l'aria che non è più tanto magra e anche Dario non mi sembra proprio in formissima con questo fisico. No, però sono teneri, sono carini e teneri. Fatelo l'ultima volta adesso che siete quasi giovani perché state per diventare un po' anziani. Da anziani lo fanno i fichi fichi, chissà, ma sì, certo che lo fanno gli anziani fichi fichi. Adesso non è che ci mettiamo i limiti di età, per i fighi fighi. Dai, su, dai. Allora, però per Dario la festa non posso non farla, quindi una bella festa di compleanno per Dario Lampa ci sta tutta.
Ok, dai, più o meno tutti quanti mi ha fatto invitare. Mancano per la Madonna, i gemelli e tutti quei parenti lì, però, boh, pazienza, dai. Fornitore di catering? Ok, poi ho messo fornitore di catering, la Rob Jerksen, fantastico, il mixologo, l'ho messo, che è quella solita che metto ogni tanto per fare il mixologo. E niente, andiamo avanti, ovviamente casa nostra. Ok, ho fatto il solito spazietto che faccio quando ci sono un po' di feste. E niente, dai, adesso arriveranno tutti quanti gli invitati, vedo già Dino là, un po' grande, questo chi è? Leonardo Porceddu, che ho invitato per non so quale motivo, ma a quanto pare si conoscono. E niente, Dario, sei carico, Dario. È il tuo momento. È arrivato il momento di diventare anziani. Eccola qui, Madonna mia, con il suo cappellino. Che bella che è. Oh, senti, non è piaciuta a molti, Madonna mia. Quindi dicevano che se l'aspettavano un pochino più dolce e gentile. Ma a me le persone dolce e gentile mi stanno sulle balle. Quindi io li devo fare tutti particolari. Perché si è rotto il coso che ho appena messo? L'ho appena messo e si è già rotto. Cosa? Madonna mia, ma come balli? Ma che ballo è? Madonna mia, ma stiamo scherziamo? Attenzione, raga, è il grande momento. Dario Lampa, è proprio lui. Diventa un anziano! Oh mio Dio, schiena dolorante, capelli grigi. E un po' è anche ingrassato. Oh, santo cielo, guarda che rughe. Che faccia, Dario. Dario, non ti si può vedere così. Oddio, no, gli devo fare la foto. Oddio, che strano avere dei sim anziani. Guarda, gli sta scoppiando sta cosa che c'è addosso. Crescendo è diventato praticamente enorme. Ilaria, vuoi sapere la cosa bella? Che adesso tocca a te. Aggiungi le candeline, è anche il tuo turno. Che se non è la tua festa, approfittiamone. Metti le candeline perché pure te devi diventare anziana, purtroppo. Soffia sulle candele. Oddio, ci sono tutti. Cioè, non è lei la festeggiata, ma qui ci sono tutti. Ma com'è possibile? Oh, ma c'è Sanchester, c'è anche Dina. Che belli che sono insieme, guardatevi. Vai, anche te. È il tuo turno di diventare anziana. Ilaria è passata di età. Bravissima, Ilaria. E anche lei, capelli grigi e schiena dolorante. Mi dispiace tantissimo. Oh, l'anzianità, che brutta cosa. Finita la festa? Se ne sono andati tutti! Oh, me ne sono neanche accorta che era finita la festa! Ma stiamo, scherziamo? Ma ve ne andate così? Ehi, neanche un ciao? E niente, raga, sono diventati anziani. Guardateli un po'. Però continuano ad amarsi. Nonostante tutto, continuano ad amarsi, anche se sono belli vecciotti, eh? Che strano vederli così. Non lo so, mi fa uno strano effetto, voglio dire, sono stati i miei primi sim, loro. La mia prima coppia, mi sta chiamando mia mamma in questo momento, che cosa vuole questa donna? Continuano a baciarsi, eh? Pensa, caspita, adesso che sei vecchio e pieno di rughe sei ancora più bello. Boh, se lo dici te. Caspita, guarda che schifo che c'è qui. Oh my god. Allora, vediamo un po' i sim da vicino. E niente, Ilaria. Sì, è abbastanza vecchiotta. Sì. Ma posso cambiarle il colore dei capelli? Guarda, posso rimetterle il suo colore naturale di capelli. Però un po' mi dispiace. Che capelli grigi alla fine è giusto che li abbia i capelli grigi, eh. Se alla fine sei vecchia, cioè, lasciamoti questi capelli grigi. E Dario? Dario quasi quasi però. Siccome il suo biondo è molto 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 chiaro, tendente quasi al grigio. Aspetta, ma. No, guarda, a lei gli metto grigio scuro e a lui gli metto grigio chiaro, quasi bianco praticamente. Mazza, guarda com'è ingrassato. Vediamo in costume da bagno. Madonna! Che brutto fisico! Niente da fare, diventano un po' enormi. E poi è anche giusto, eh. Cioè, oddio, ci sono anche vecchi che sono magri alla fine. Però in effetti il corpo un po' fa questa forma a pera quando si diventa anziani. E niente, accettiamoli così come sono. La vecchiaia purtroppo arriva per tutti e i nostri sim stanno crescendo. C'è chi nasce, c'è chi diventa un bambino, c'è chi diventa un adolescente, c'è chi diventa un giovane adulto, chi è un adulto e ovviamente c'è anche chi diventa un anziano. Non posso farci niente, questo è il corso della vita. E ho atteso ben 80 episodi prima che questo accadesse, quindi penso che l'attesa sia durata molto, molto. Hanno avuto una vita molto intensa. E ora sono anziani. Ma lui continuerà ad andare al lavoro oppure può chiedere di andare in pensione, tipo? Vai in... Ah sì, guarda, può chiedere di andare in pensione. Vediamo cosa succede se... Non l'ho mai provato. Vuoi davvero che Dario vada in pensione e se lo farà percepirà un pagamento giornaliero basato sul suo compenso orario attuale? Va bene.
Niente, dai, raga. Sono anziani. Sono diventati anziani. Tra l'altro, questa casa è veramente troppo grande, secondo me, per loro due. Quindi penso che rifletterò sul fatto di fare prima o poi magari un cambiamento. Vediamo, vediamo in futuro. Comunque, non è ancora finito l'episodio perché dobbiamo far crescere anche altri due sim. Vai! Allora, devo decidere anche se far crescere in questo episodio al termo oppure no. Cioè, non lo so. Però intanto facciamo la festa di compleanno per Termo Simone. Cioè, abbiamo fatto festa di compleanno per Dario Lampa. Non posso non farla anche per Termo Simone, perché, cioè, va bene Dario Lampa e Dario Lampa, però Termo Simone è il suo fratello, non possiamo rinunciare. Quindi, vai. Va bene, dai, ho messo come fornitore di catering per la Madonna, a caso. Cioè, non so perché me l'ha data come opzione, ma l'ho scelta. Ora, desidenza, termo, sì, questo, perfetto, vai. Qui c'è ancora tutta sta roba, però, ma che cosa me ne faccio in effetti? Cioè, va bene tutto, ma non esageriamo. Mettiamo questo qui, vabbè, questo magari lo lasciamo, che può essere carino, però, cioè, non è che dici. Che strano vedere Dario Lampa così. Così vecchio. Dario Lampa così vecchio mi fa impressione. Allora, questo è teso per lo struggimento d'amore, in effetti. Cioè, con chi è che stava lui? Ah, con Maina Gioia. Vabbè, ormai è passato troppo tempo. Il termometro deve essere anche lui il prossimo, insieme a un fuoco condizionato, a crescere e diventare un adulto. Questi episodi qua saranno tutta una fase di crescita. Sei pronto? Sei carico? Attenzione, è proprio lui. Lampada è triste, cos'è che c'ha? Stai per diventare un bel anzianotto anche tu, giovane piccolo Termo Simone. Piccolo non più, neanche giovane. Vabbè, quel che l'è, insomma. Olè! E capelli bianchi anche per Termo Simone. Schiena dolorante, tutto, tutto. Però è rimasto magro? L'unico a rimanere magro, perché lui è sempre in forma. Bravo Termo Simone, bravo. Ok, facciamo che ci rimettiamo le candeline e facciamo subito anche giù di morale. Che sarà molto giù di morale, pensando, sapendo che... No! Perché hai preso la fottuta termostato? Sei un maledetto! Adesso non posso più metterci le candeline. Devo fare un'altra torta, non ci voglio. Qui c'è una torta. Oh, guarda, qua c'è una torta grande. Uso questa. C'è anche per la Madonna, che ovviamente festeggia gli anni della mamma. Solo lei, tra l'altro. E anche tu. Capelli bianchi, schiena dolorante, in arrivo per giù di morale, che sarà ancora più giù di morale sapendo che adesso è vecchia. Ma qualcuno che non c'ha male alla schiena, no? Brava Judy. Tutti che mangiano la torta, buona, buona. Guarda com'è anziana Judy, poi con sti occhiali sembra un botto anzianissima. Aspetta, devo fare una foto per Instagram. Qua ci sono i cugini e i fratelli, ma che sexy tutti e tre, mamma mia, i più belli si sono messi tutti qua, azzo, azzo, azzo. Di Lampa quanto è figo con quegli occhiali da sole. Scatta una foto di gruppo di adulti con Dario Lampa, ovviamente, e... dov'è? Eccolo qui, Termo Simone, vai. Non posso non fare la foto con loro due anziani, è proprio d'obbligo farla. No, cosa c'è se... no, Termo Simone, cosa c'ha in faccia? Ma è malato, ma che schifo, non posso fare una foto in queste condizioni, ma ti pare? Oh raga, non te lo sbaglio, è la stessa posizione con cui avevamo già fatta in passato. Cosa ci fa lì giù di mora? Vabbè, senti, facciamo sta foto. Bella questa, in questa posizione, che sia così. Termo Simone, anche se invecchiato, ha mantenuto il suo fascino, perché è comunque rimasto un bell'uomo, mentre Dario un po' si è sciupato. Un po', ammetto che Dario si è sciupato. Facciamone altri. Eccoli qui con i loro vestiti, la loro posizione. Sono proprio loro. Sono vecchi, sono con i capelli bianchi, ma sono sempre Dario Lampa e Termo Simone, non cambieranno mai. E niente raga, boh, sono... non so se essere felice o un po' giù di morale, come giù di morale, perché comunque, non so, è un passo importante questo alla fine, cioè, loro hanno fatto davvero una cosa incredibile. Guardate quanti piatti, che macello che c'è adesso. Non lo so, però è in forma lui, aspetta, vediamolo come sta in mutande, anzi, facciamo direttamente allo specchio. Ok, vediamo un attimo i nostri anzianotti come sono diventati, belle rughe, però guardalo, vediamo com'è in costume da bagno. No, cos'è questo? Questo è il costume da bagno, ma sei scemo, perché c'hai una canotta? Ah, è rimasto un po' col fisichetto, con gli addominali e i pettorali, Sì, ok, ah, ma non fare così con la schiena.
Però ha mantenuto il suo fisico, raga. Mentre invece giù di morale, vediamola un pochino con i suoi abiti quotidiani. Ok, va bene, vabbè, giù di morale. Si vede, lei è invecchiata. È un po' invecchiata, lei. Giù di morale è quella persona che si fa la tinta e che non vuole rinunciare al suo capello rosso, secondo me. Vero, giù di morale? Lei è vecchia, ma rimane con i capelli rossi, perché già bene tutto, ma non più giù di morale di così, per favore. Brava Giù di Morale, fatti la tinta che è giusto farsi la tinta. Ah, mia schiena ha fatto crack come la loro! Adesso il piccolo Altermo ha un papà anziano, in effetti. Eh beh, ti ha avuto quando era abbastanza vecciotto. Comunque, a parte questo, niente, nei prossimi episodi dovrò far crescere anche altri perché è mia intenzione far diventare adolescente il piccolo Altermo, far diventare giovane adulto termometro, far diventare giovane adulto anche uffa condizionata e quindi tutti gli adolescenti lì intorno è anche il momento per loro di diventare forse giovani adulti, magari più avanti. Adesso pensiamo a quelli che dovranno diventare adolescenti, però comunque tutti quanti dovranno passare di età prima o poi. È la vita, è così, il corso della vita, è così. Quindi ragazzi, lasciate un mi piace come sempre se il video vi è piaciuto, per Dario Lampa che è diventato vecchio, Termo Simone è diventato vecchio, Ilaria, Giudi, tutti quanti vecchi, è arrivato il loro momento, dopo 80 episodi finalmente si sono decisi a crescere e niente ragazzi, boh, un po' mi dispiace perché non vederli più giovani con il loro colore di capelli un po' mi fa sentire vecchi anche a me, cioè sono 80 episodi, sono 2 anni che questa serie di Sims va avanti, io direi solo... Non lo so, se volete lasciate un mi piace e noi ci vediamo ovviamente con un prossimo video. Ciao a tutti! Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Touch the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power.